Porco cane, ma com'è che si vede così male oggi? Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di un argomento che mi è stato richiesto da qualcuno nei commenti, per cui non sto a nominare tutti quelli che me l'hanno chiesto, però è un argomento intorno al quale ho percepito dell'interesse, per cui eccomi a farvi un video proprio su questo. L'inizio di questo video si vede male per un motivo semplicissimo. Questo video, come tutti i video che io vi propongo su questo canale, vengono girati con il profilo colore log della mia fotocamera. In questo caso sto utilizzando il C-Log 3 della mia Canon EOS R7. Si tratta di un profilo colore pensato apposta per catturare un'immagine con molti grigi, come avete potuto vedere. Come mai succede questo? Perché catturiamo un'immagine volutamente priva di colore e di contrasto? Beh, semplicemente perché catturando un'immagine grigia possiamo andare a colorarla e a modificare il contrasto in post-produzione. È molto più facile introdurre del contrasto e della saturazione in un'immagine che non ne ha, piuttosto che toglierli da un'immagine che è già stracarica e abbiamo una caduta qualitativa inferiore, quindi questo è un profilo studiato apposta proprio per poter andare a fare una post-produzione più incisiva. Prima di tuffarci all'interno dell'applicativo Premiere Pro, dove vi farò vedere esattamente come si fa a trasformare un'immagine log in un'immagine utilizzabile, vi ricordo di iscrivervi a questo canale perché troverete contenuti di interesse per fotografi, videomaker e design. Usciranno nuovi video tutte le settimane, per cui il bottone è qua sotto, vi sto aspettando, e mettete anche un like a questo video sulla fiducia, perché entro la fine avrete imparato quasi tutto quello che dovete sapere sul profilo colore log di qualunque fotocamera o videocamera stiate utilizzando. Molto bene, eccoci qui all'interno dell'interfaccia grafica di Adobe Premiere Pro. Andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui apriamo un file video girato con il profilo colore log. Per cui io vado ad aprire il file video all'interno del mio inspector della sorgente e vedete che l'immagine è effettivamente molto grigia, proprio come l'immagine che vi ho fatto vedere all'inizio di questo video. Ora andiamo a vedere come è possibile elaborare un'immagine di questo tipo per giungere a un risultato spendibile. Per cui quello che andiamo a fare è che prendiamo il nostro file video, lo trasciniamo sull'icona del nuovo documento, della nuova sequenza per essere precisi, e vedete che Premiere va a creare una nuova sequenza che si chiama esattamente come il nostro file video sorgente. Ora noi andiamo a prendere un segmento di questo video, andiamo a utilizzare quel segmento per fare la nostra correzione. Quello che andiamo a fare è che andiamo su effetti e andiamo a cercare Lumetri Color, che è il nostro effetto che utilizzeremo per fare color correction e color grading. Ora, su questa particolare ripresa io vi dico che non c'è nessun bisogno di impostare il white balance, perché il white balance è stato impostato correttamente in camera. Io ho semplicemente utilizzato una luce con una temperatura colore di 5400 Kelvin e ho impostato la mia ripresa in camera a 5400 Kelvin, quindi la temperatura colore e la tinta sono già corrette così come sono. Ora io vi posso dire anche un'altra cosa: nel momento in cui noi apriamo Lumetri Color abbiamo input LUT. Il modo corretto di proseguire sarebbe andare a caricare una LUT tecnica in questo paragrafo, quindi noi dovremmo andare a selezionare una LUT tecnica fatta apposta per la videocamera che abbiamo utilizzato. Come potete vedere qui abbiamo un default per la videocamera da cinema Alexa, un altro default per Alexa V3, un altro default ancora per il REC 709 di Alexa V3, abbiamo due preset per la Arri, abbiamo insomma un po' di preset che servono a rendere fruibile il materiale che esce da certi tipi di videocamere, soprattutto pensate per il cinema. Ora, se noi trovassimo una LUT tecnica adatta a questo tipo di file, in questo caso per la Canon EOS R7, la cosa migliore da fare sarebbe andare ad applicarlo. Vedete che cosa succede nel momento in cui andiamo ad applicarlo? Lui mi dà già un'impostazione di base che in questo caso potrebbe anche andarci bene, in questo caso potrebbe anche essere vicino a quello che noi vogliamo, però queste sono LUT create per altri tipi di camere, per cui diciamo che non sono esattamente quello che stiamo cercando. A questo punto noi possiamo agire in un altro modo, possiamo andare a lavorare sui neri e sui bianchi della nostra ripresa in maniera tale da avvicinarci il più possibile a quello che desideriamo senza ricorrere alla LUT tecnica. Andiamo a lavorare anche sulla saturazione, che sicuramente non è al livello che ci permette di esprimere il massimo potenziale della nostra ripresa. Ok, con una modifica di questo tipo vedete che già la nostra ripresa si avvicina a quella che potrebbe essere la resa finale che vogliamo. Ovviamente possiamo andare a fare delle modifiche ulteriori, quindi per esempio io potrei fare delle modifiche di questo tipo per andare a bilanciare un pochettino il tutto. Uno è un po' troppo,
facciamo 0,4 e andiamo anche ad aumentare un pochettino di più i bianchi e andiamo anche a diminuire un pochettino le ombre e un pochettino i neri. Ok, a questo punto diciamo che un pochino mi riconosco nella mia ripresa, diciamo che l'immagine come la vedo io con i miei occhi quando sto registrando è più o meno così, quindi questa è abbastanza simile a quella che voglio ottenere. Una volta che abbiamo lavorato sui parametri dell'esposizione, possiamo andare a lavorare anche su tutto il resto del pannello di Lumetricolor, che è veramente molto ma molto ampio. Una cosa per esempio che potremmo andare a fare è utilizzare la parte di pannello chiamata creativa, e quindi qui possiamo andare a inserire dei look che sono sostanzialmente delle LUT, però qui possiamo andare a dare un look specifico alla nostra immagine. Quindi vedete, una volta che l'abbiamo corretta possiamo andare a inserire un look particolare. Questo serve per dare un grading al nostro video, quindi qui non stiamo più facendo una correzione di colore ma stiamo proprio dando un mood, un'ambientazione. Possiamo anche andare ad agire sulla sharpness. Questa è una cosa che io spesso e volentieri faccio, perché la sharpness di un filmato log raramente mi soddisfa. Bisogna stare attenti a non esagerare, io sono lievemente miope, quindi spesso esagero con questo parametro. La vibrance è un altro parametro a cui possiamo andare a dare un po' di respiro per rendere un po' più vivida la nostra ripresa, altrimenti sembra molto smorta. Faded film, questa è una cosa interessante, possiamo andare ad alleggerire un pochettino i nostri neri, bisogna essere molto delicati con questo parametro perché sennò diventa subito troppo, però è un'altra cosa interessante che possiamo fare. Abbiamo poi le curve, in questo caso come vi dicevo qui non è necessario intervenire sulle curve per fare correzioni perché il bilanciamento del bianco era già corretto in camera, però possiamo fare dei micro aggiustamenti, come per esempio possiamo andare a intervenire su questo blu. Con questo contagocce potrei andare a selezionare questo colore e qui potrei andare ad aumentare la saturazione di quel colore blu, poi vado ad allargare un po' le maniglie in modo da abbracciare bene tutta l'area blu e vedete che qui posso aumentare la saturazione soltanto di quella parte, oppure posso cambiare la tinta solo di quella parte. Questi sono controlli molto molto interessanti. Quindi di nuovo vado a espandere i miei controlli e qui vado a variare la tinta. Vedete, posso far diventare verde quel blu oppure posso tirarlo verso il violetto. Ora è ovvio che più la nostra modifica è lieve e migliore sarà il risultato, quindi non vogliamo fare una cosa estrema. Questo ve lo faccio vedere solo per farvi sapere che è possibile farlo e questi sono aggiustamenti che qui possono sembrare minori ma concorrono a creare il look finale della nostra immagine. Ultima cosa che concorre, che anzi è essenziale per il look della nostra immagine, è la vignettatura. Quindi io vado a dargli un amount negativo, perché se glielo do positivo vedete che diventa bianco, io invece gli do un amount negativo molto molto lieve, perché questa è una cosa molto invasiva, quindi gliene do poco, serve a concentrare maggiormente l'attenzione dello spettatore nel centro del nostro frame. A questo punto posso anche tornare in cima e posso per esempio incrementare un pochino i bianchi, perché aumentando la vignettatura abbiamo tolto un pochino di bianchi. Vado a ripristinare un paio di cose che si sono andate a sballare durante tutto il processo di lavorazione. Adesso andiamo a vedere il prima e il dopo e vedete che a questo punto io ho ricreato un look che mi piace, che è assolutamente in linea con quello che volevo fare. Ora, supponendo di aver terminato le nostre modifiche, e questo avviene semplicemente quando siamo soddisfatti di quello che stiamo vedendo, nel momento in cui abbiamo terminato le nostre modifiche possiamo andare a fare una cosa ulteriore. Possiamo andare su Window e possiamo andare ad aprire Lumetricolor. Ci si apre questo pannello in più che prima non vedevamo. Ora, la cosa molto interessante che voglio farvi vedere è questa. Da questo pannello abbiamo la possibilità di andare a esportare i cambiamenti che noi abbiamo apportato alla nostra ripresa video. Possiamo esportare un file .look, che è un file che sarà compatibile con Premiere Pro, quindi altre versioni di Premiere Pro su altre macchine saranno in grado di leggere il nostro file look e potremo a questo punto usarlo come LUT tecnica per correggere il nostro filmato prima di fare altre modifiche, e potremo farlo automaticamente e tutte le modifiche che abbiamo fatto verranno applicate su tutte le clip su cui andremo a posizionare questa LUT tecnica. Oppure possiamo esportare in formato .cube, che è un formato differente, è maggiormente compatibile con altri applicativi come possono essere Final Cut e Avid, con l'unica differenza che il formato .cube non memorizzerà le informazioni sulla vignettatura, quindi quella dovrà essere ricreata in separata sede, però tutte le altre informazioni vengono lette correttamente. Nel caso in cui vogliamo portare le nostre modifiche su un'altra macchina o su un altro progetto, magari passandolo a un altro operatore, queste due sono le opzioni migliori, ma se vogliamo invece semplicemente
semplicemente lavorare sulla nostra macchina e salvarci un preset di quello che abbiamo fatto, l'opzione migliore è salva preset. Con questa opzione noi avremo le nostre modifiche salvate unicamente su questa macchina all'interno della nostra interfaccia di Premiere e potremo utilizzarla in questo e in altri progetti sempre su questa macchina, sempre all'interno di Premiere. Quindi a seconda di quello che vogliamo fare, queste tre opzioni possono essere molto molto comode per utilizzare o condividere le modifiche che abbiamo fatto sul singolo file. Bene amici, avete visto che il procedimento è abbastanza semplice, intuitivo, probabilmente molti dei comandi che abbiamo utilizzato li conoscevate già, semplicemente non sapevate che potevano essere utilizzati in questa maniera e applicati a un'immagine con un profilo colore log per ottenere questo tipo di risultato. Ma attenzione, perché qui viene il bello: nel momento in cui noi stiamo lavorando su un'immagine girata con un profilo colore log, noi possiamo ottenere il tipo di immagine sostanzialmente piatta che realizzo solitamente io, ma possiamo anche optare per un look come questo, o come questo, o come quest'altro. Possiamo fare tutta una serie di scelte creative che vengono dettate da quella che è la nostra intenzione, da quelli che sono i dettami della produzione. Possono esserci svariate ragioni che ci spingono verso una color grading di un certo tipo piuttosto che di un altro. Se vogliamo realizzare una scena lieta andremo magari su colori caldi, se invece viceversa vogliamo realizzare una scena triste potremo andare su colori freddi. Queste sono solo due idee molto basiche di quello che possiamo fare con la nostra color grading, che deve ovviamente andare a concorrere alla realizzazione del nostro videoclip per cercare di creare un mood condiviso, quindi tra la storia, la narrazione, l'inquadratura e il colore. Anche il colore fa la sua parte. A questo punto io vi dico, se avete domande specifiche su questo o su altri argomenti, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate, spero che questo video vi sia stato utile. Vi ricordo nuovamente che se volete rimanere aggiornati e non perdere nessuno dei mirabolanti aggiornamenti che si susseguono su questo canale, non dovete fare altro che iscrivervi e attivare la campanella. È molto difficile dimenticare un video quando c'è una campanella che ve lo ricorda. Io vi ringrazio di aver passato questi minuti con me e vi do appuntamento al prossimo video.